Coach, il signor Zanchi diceva che a suo avviso la partita è ancora molto lunga. Vorremmo sapere che cosa ne pensa lei. È normale, una serie a 5. Pensare che dopo la prima partita, tra l'altro giocata molto in equilibrio, il discorso sia già chiuso, no, assolutamente. Sappiamo benissimo che sarà una serie lunga, due squadre che sono risultate le migliori difese, come ha detto Andrea, del campionato, stasera hanno dimostrato il perché, e quindi ci sarà da stare tranquilli, nervi saldi, pensare a resettare ogni partita, lasciare fuori euforia o depressione, pensare sempre a quella successiva per cercare di arrivare quanto prima a vincere noi tre. Però, ripeto, abbiamo davanti un avversario tosto, duro, ben allenato, per cui prevedo anch'io una serie molto lunga in cui le piccole cose poi alla fine risulteranno determinanti, così come già è stato stasera. Abbiamo riscoperto Gattillo, finalmente è tornato un giocatore a tempo pieno. Ma già lo era un po' da un po'. Avevo detto che aveva bisogno il ragazzo anche di un mesetto, 20 giorni per integrarsi nel sistema. Ancora in attacco ha fatto fatica a ricordarsi alcune situazioni che vogliamo sfruttare al meglio. Però ha dato in termini di contributi una grossa mano d'aiuto alla squadra nelle tante piccole cose che ha fatto: rimbalzo offensivo, palla recuperata, sfondamento preso, qualche palla sporcata, intercettata. Sono quelle piccole cose che poi risultano determinanti per un giovane che deve sicuramente, davanti a 7 giocatori molto esperti, integrarsi e cominciare a pensare proprio da queste piccole cose, dalla difesa, dai rimbalzi, a dare una grossa mano d'aiuto alla squadra. Sapevamo che dovevamo allungare le rotazioni, stasera abbiamo giocato in 9, anche se Betrone ha giocato poco, però conto proprio di inserirlo anche lui nelle rotazione a pieno con la squadra. Siamo soddisfatti della vittoria, però siamo cosci del fatto che sarà una serie lunga, come giusto che sia. Siamo nei playoff, non siamo... Feliciangeli limitato dal primo fisico? No, Feliciangeli è limitato anche dal Latina. I giocatori con me quando stanno bene giocano, quando non stanno bene stanno a casa o stanno in panchina a sventolare l'asciugamano, per cui lui era abile, ha rullato, Latina è stata brava a limitarlo sensibilmente. Sarà nostra cura rimetterlo nuovamente nelle condizioni migliori per poter dare anche lui il suo contributo alla squadra, anche se devo dire che in difesa ci ha dato una grossa mano d'aiuto. D'altronde difendere così e tenere Latina a 62 punti non è cosa facile. Ci siamo riusciti anche perché le ultime due partite contro Fossombrone, un po' in difesa, specialmente fuori casa, eravamo stati un po' soft, abbiamo ritrovato nuovamente la nostra difesa. Sono quelle piccole cose che ti fanno guardare avanti con fiducia, però sempre consci del fatto che sarà una serie lunga e difficile. No, le piccole cose, però stasera proprio una piccola cosa benissimo ha fatto una grande cosa, soprattutto come dice lei, ritrovando quella grinta e quella continuità difensiva che era un po' venuta meno nelle ultime partite. 62 punti e limitare la Latina a 60. Lei di cognome come fa? Piriego. No, perché chiedevo così soltanto per un flash mio. No, dicevo questo, dice bene, però io non avevo mai perso la fiducia. Sì, d'accordo. Io non conosco, fiducia, questo io conosco, comunque... ma conosco anche di fatti, conosco un po' ormai la mia squadra dopo 4 mesi. Sappiamo col preparatore quando fare determinate cose, quando ce lo possiamo permettere. Sicuramente nella settimana della Latina non ci potevamo permettere di fare quello che abbiamo fatto con Fossombrone. Là abbiamo perso brillantezza, stasera abbiamo trovato nuovamente brillantezza e esplosività, ma non è una cosa venuta dal cielo, no, è una cosa perché è programmata, sta a noi gestire anche questo tipo di situazione. Sicuramente con Latina non era possibile fare il lavoro che abbiamo fatto nella settimana prima di Fossombrone, nella settimana prima ancora compatti, quando ormai eravamo cosci del fatto che al 99% avevamo il primo posto. Quindi si può dire che la 15ª vittoria consecutiva non ce lo dimentica? Questo lo dicono,
dirlo? La quindicesima vittoria mi pare che sia stata la più bella partita di squadra che tu hai fatto fino ad oggi. Sì, sì, però... In altre occasioni, tranne Muro, stasera, che è venuto fuori grandemente alla distanza. Sì, però tutti spesso... Tutti hanno giocato su un livello d'eccellenza, ma nessuno è salito al di là, a parte Muro. Diciamo. Spesso ci si dimentica un po' di quelle precedenti, non lo dico a te ma lo dico in generale, tu, sì. L'ultima sembra sempre quella più bella. Diciamo però Osimo ha tante altre partite, sono state molto, molto importanti. Ripeto, se tu sei qua e giochi contro un avversario che ha il massimo rispetto, la massima stima da parte nostra, sicuramente devi fare qualcosa a livello di squadra per poter avere la meglio. Noi stasera lo abbiamo fatto, l'abbiamo dimostrato, l'abbiamo fatto e siamo contenti per questo, sempre però restando con i piedi per terra, perché già gara 2 sarà sicuramente completamente differente rispetto a gara 1. Si ripartirà nuovamente da 0-0, poi il finale non sappiamo. Cosa cambia tra gara 1 e gara 2? Cambia la capacità, penso, delle squadre di limare i piccoli difetti, di apportare modifiche proprio ma lievi, perché di tattica cosa vuoi che domani possiamo fare, tranne che non fare un po' di discussioni così che lasciano il tempo che trovano, no? Sicuramente la cosa importante è che troveremo una squadra molto motivata, latina, che viene da una sconfitta e avrà tutta la voglia di dimostrare che qua a Brindisi per vincere, come d'altronde lo è nella filosofia delle squadre di Zanchi, per cui ripeto, io voglio stare tranquillo, non mi voglio esaltare più di tanto, voglio pensare soltanto che abbiamo messo un piccolo mattoncino, però ancora il cammino sicuramente è lungo, sarà da interpretare sempre partita per partita, resettare, ripartire martedì con la prossima e poi avere la capacità in ogni caso di resettare martedì sera. Guardi, è normale, noi giochiamo in casa, quindi la squadra che sicuramente ha di più da perdere è sempre la squadra che gioca in casa. Però siamo anche cosci del fatto che se mettiamo un altro mattoncino, mettendoci su 2-0, già tante cose cominciano a cambiare, anche se, ripeto, per me sarà una serie lunga, lunghissima. E quindi da questo punto di vista mi auguro proprio che la mia squadra abbia proprio questa capacità dentro di saper chiudere stasera il discorso e ripartire già da domani pensando a gara 2, pensando che troveremo un avversario ferito che è qua a Brindisi non per soggiornare e farsi 2 giorni, tra l'altro il tempo non è neanche bello, ma è qua a Brindisi per cercare di portare via almeno una delle 2 partite.